Come ti sembra sta nuova patch? Ammetto che ho visto patch migliori. Le naghe non sembrano così tanto divertenti. Cos'è Gallywix? O Varden? Ci sono elementali, pirati, naga. Gallywix, dai. Comunque, vedete che i buddy torneranno, ragazzi. For sure. For sure i buddy torneranno. Chi è meglio, il 3-1 o il 2-2? Il 2-2, ovviamente. Cioè, allora, il 3-1 dalla coin. Quindi tu praticamente lo compri. Lo vendi, è praticamente gratis. È gratis il 3-1. La goccia invece è un gold guadagnato. Quindi la goccia è più figa per il 3-1 con Gallywix. Naghiamo duro tonight. Naghiamo duro. Grazie mille, Iago, per il settimo mese. Tanto alla lunga, esattamente come la ladder, stuferà anche VG. Purtroppo questa è una cosa di tutto. Per tutto è così, no? Allora, ragazzi, potrei prendere il 3-1 e 2-2. Vendere lui. Ci sta, no? Forte. Mi va a vendere la goccia? Mi va a fare il token? Allora, faccio il token. Faccio il token sto giro. Cioè, faccio la moneta sto giro. Facciamo così. Dopo abbiamo 6 gold, costa 2 livellare. Proprio ci sta prendendo doppio token. Stai andando bene. Grazie mille da Gombra per i 100 bits. Troppo gentile, buonasera. Bello questo. Come va là fuori? Turno dopo abbiamo, se vendo due pezzi, 8 gold. Ci può stare a prendere 1-4 e venderlo. La canaglia è un po' meglio, però il roll ci permette di prendere pezzi di qualità più elevata, in teoria. Potrei anche fare semplicemente roll. Turno dopo abbiamo 7 gold. Ma no, dai, prendiamo questo qua. Stai andando bene. Questo è il trade per il pareggio, buono. Bello Rieccoti. lui. Come va là fuori? Turno dopo prendiamo i pezzi, tanto i migliori naga sono al 3. Al 2 c'è solo Lava Lurker che è sgravo. E forse sono fortissimi anche i naga, cioè quel lava lurker sposta, però onestamente qua è pulito fa sta giocata. Livelliamo, turno dopo abbiamo 8 gold, abbiamo la possibilità di fare un roll, vendere un pezzo e comprare 3. Questa è la strat. BG è divertentissimo per con i buddy, bastava levare l'amalgama, inserire i naga e lasciare tutto come era. Hanno rovinato anche BG. Allora, che BG fosse meglio prima, non avete tutti i torti. Cioè, i buddy effettivamente davano quella possibilità di fare giocate rottissime che è divertente. Cioè, è sicuramente Stai divertente andando fare quelle giocate bene. rotte con i biglietti, brand, generi pezzi. Oddio, ho già preso il pezzo, no. Senza buddy effettivamente un po' si è rallentato. Più che altro che questi naga non hanno quei feels. Dici fighissimi, no? Rimettiti in sesto e Un torna. qualcosa che puzza. Bello questo. Bella scelta, molto tattica. Bella l'amalgama da mettere al posto di mozzo turno dopo. Non lo metto adesso perché non voglio buttare gold. Però ci sta, teniamo i 2-4-4, piazziamo l'amalgama, non stiamo trovando naghe, quindi per ora non è il top, però 2-4 che ti dà amalgama non si butta via. Comunque fare scamp build con solo pezzi neutri come Mantide e Leeroy, dunque ogni partita, non so, non mi convince. Allora, era così anche prima però, cioè Amalgadoni e Spore. Semplicemente prima facevi più che Spore il Murloc perché era più forte, adesso c'è il Leeroy che è più forte. Però questa cosa qua lo fai. Perché l'unico modo che hai di counterare i naga che fanno moltissime stazze ma pochi scudi. O meglio, gli scudi li fanno, però cioè, non nascono Non scudati. dirlo agli altri. Servono per counterare Ho un naga. obiettivo per te. Comunque sì, non è cambiato niente, semplicemente non ci sono più i buddy, quindi c'è meno esplosività rispetto a prima.
perché ho fatto un po' di trade, questo è importante per vincere. Però ci sai fare. Beh, rolliamo. Naga brutto puzzolente. Potrei prendere Savanna, ragazzi, però non è esattamente il pezzo che vuoi prendere con sto eroe. Executus è meglio. Allora, Executus e Amalgama. Non ci sono i mech, però, purtroppo. Se no era bella pompare Amalgama. Non so, ragazzi, se no si prende il Naga, ma Executus con Gallywix ha senso. Capisco che ci sia il Naga, però prendiamo prendiamo Executus con Gallywix. Penso che facciamo comunque la comp classica, non avendo altri Naga oltre a questo, che vabbè, fa pena. Non so se voglio addirittura buffare Executus stesso. Cioè, secondo me qua è forte fare comunque Executus più... come si chiama? Peggy. Con la partenza che abbiamo avuto e con questo eroe. Se non altro per scoprire se riusciamo, comunque facendo sta build, a competere contro Naga. Cioè, questo qui ha preso solo Naga ed è ovviamente più forte di noi, che invece non abbiamo preso mezzo. No, vanito. Però per lui è una spell in meno. Idra è buona. È un pezzo da buffare. Ok. Esattamente ciò che stavi cercando. Ogar, fango. Magia di Genesi per dare extra stats a Idra. Ogar. Ogar con Gallywix forse? Forse sì. Sembra che tu tripla. Possa ottenere una tripla. Nice. Mi piace il tuo modo di pensare. Qualcosa? Ci si prova, ma la vedo dura. Ma vedo dura riuscire a guardare Ogar così. E si devono incrociare gli astri. Oddio. Oddio, si sono incrociati. Ogar dorato. Non ci credo! Andiamo Argus. Questa è roba forte. Taggere Hydra. Tanto eso salta questo. Vai, a tu notte presto. Cosa? Cyclone. Puzza però. Prende il Cyclone. Che merda. Aspetta un secondo. Ricordati di iscriverti al canale. Mettere like se ti sta piacendo il video. Aiuta l'algoritmo. Se proprio vuoi esagerare anche un commentino, però like e iscriviti va già benissimo. Oh, questa roba forte. Allora, devo vendere Tony perché non si attiva. Questa roba forte. Odio allenare le gambe. Mi piace il tuo modo di pensare. Gatto, lasciamo stare. Questo qua è buono. Attiva la Peggy con la spell, no? Vabbè dai, devo prendere anche Ghoul e fare la spec che mi sono scordato, però va bene, va bene.
Probabilmente devo far saltare le coin, però. Perché i buff voglio che vadano su Ogger. Giusto? Ora facciamo a 6. Beh, ci sta a fare a 6 adesso. Costa poco livellare. Le gambe delle donne. Ragnaros? Sì. Questo è il mio regno. Bella scelta, molto tattica. Oh my god. Bella scelta, molto tattica. A voi canaglie serve qualcosa? Mi piace il tuo modo di pensare. Penso che salteranno comunque i cicloni. Cioè io voglio pompare Hydra con Executus e nel frattempo far scalare Ogar con Quest. Bello che tipo le amalgame scombano sia con Ogger che con Executus e Rag. Cioè sono gratis e buff. Che poi non è gratis, è più uno gold. Adesso ragazzi faccio appena ho una pausa, poi rispondo bene ai max. Però partita intricata. Assolda pure una di queste reclute. Mi piace il tuo modo di pensare. Devi far saltare un cyclone sto... No. Vai, via questi. Non finirò mai il turno. Arriva la squadra d'abbordaggio. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Le probabilità sono a mio favore. Non va a far lui stesso. Non so se vogliamo il 4-6 scudato, forse sì, forse ci sta a piccarlo, ma magari non adesso. Qui da fine game forse. Cioè non so se ci sta più anche prendere tipo più Ogre e Peggy quando ho Executus dorato. Cioè con sta build qua, in teoria preferisco avere i roll gratis, credo. Contro Galivik bisogna stare attenti che ha Hydra. L'altro è un Naga, full Naga. Ho messo in su andare a 6, sì. Basta compare. Prendo un Naga, molto random sta giocata.
cazzo, era fortissimo da equipare quello lì. E poi tutta la Winfury qua. Forte, vero? Anch'io avrei scelto quello. Non vedete. Quello farà un bel po' di danni. Se un servitore in meno. Questa è roba forte. Che poi devo fare un roll in più. Poi se gli elementari si rubano tutti, ciurano tutti i buff di Rag. Rag che comunque salterà praticamente per questo. Devo prendere anche Leroy. Madonna, sta lag, ragazzi, mi fa impazzire. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Bella scelta, molto tattica. Me lo piglio io. Forza, mio destriero marino. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro. Merda. Qualche servitore da giocare. Anch'io avrei scelto quello. Anch'io avrei scelto quello. No! Non sono riuscito a giocarlo. Continua così, forza. Oh shit. Che ho giocato quello che conta alla fine. Ho rollato per cercare un altro di queste e Winfury è stato devastante. Tra l'altro potevo fare un sacco di stats con queste, ma delirio sto game. Gran bel lavoro. Allora, mantieni la pressione. In realtà devo giocare un altro di questi. Vabbè, adesso. Arriva la squadra d'abordaggio. Elementai non me ne frega niente. Non sono gocce. O amalgame. Perdo la goccia, purtroppo ho comprato. Voi canaglie serve qualcosa? Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Il mio scudo per Arbor. Sbagliato, però. Il mio scudo per Arbor. Non vedete? Che delirio sto game. I pesci sono amici, non ci. Esci sono amici, non ci. Una scarica al cuore. Ottima giocata. Vabbè. Quali saranno le È impossibile a giocare con sta lag, questo qui.
Impossibile. Ho sbagliato a mettere il taunt a Hogger. Questo va bene. Però ci sai fare. Salta questo. Ha rotto le scatole. Soldare una recluta, sì che puoi farlo. Anch'io avrei scelto quello. Assolda pure una di queste reclute. Non è il più forte, ma combatterà. Non c'è un'altra di queste. Scudo buono. Servitore in meno, una moneta d'oro in più. Anch'io avrei scelto quello. Siamo liberi. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Non è il più forte, ma combatterà con onore. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il distruttore. Assolda pure una di queste reclute. Volete fare a botte? Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Non è il più forte, ma combatterà con onore. Cazzo, sono uscito da... Impossibile! Tanto adesso devo chiudere quei poisonous, no? Cioè, devo mettere Windfury, scudo. Questo lo tengo perché mi dà un altro tour, mi dà un altro discover. Chiudere di Selfless, Barone. Tipo Loi primo. Dai, ma non si sono ammazzati. Come va là fuori? Bidonata colossale questo. Mi piace il tuo modo di pensare. Assolda pure una di queste reclute. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. Bella scelta, molto tattica. Meglio assoldare una recluta, che puoi farlo. Una tripa di Roy. Leggendaria! Sto buono. Leggendaria! Anch'io avrei scelto questo. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Una corona degna di me! Boh, random. Si pompa con lui, però così. Vabbè, devo saltare Executus e Peggy. Devo ricercare Windfury e scudo. In pratica. Argus, grazie mille a Lionel, a mezza parola per la sub, grazie ragazzi. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Altra mantide, ok. Serve Argus qua. E gli scudi alla fine. Salta Executus. Sì, salta Executus. Anch'io avrei
scelto quello. Okay. Oh, c'era Argus. Shit! Non l'ho preso. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Non ce la faccio, per urlare basta qua. Assolda pure una di queste reclute. Allora. Bella scelta, molto tattica. Merda. Il mare è pieno di pesci. Allora, per questo turno faccio solo così. E così. Non ne ho idea what I'm doing. Questa lag in questo video di castro è, però leggendaria! Spero sia sufficiente. Selfless combaro, un'idra enorme. Scudi che sono andati alla perfezione. Vabbè che stavo al 95%. Dai, Iano Mando, grazie della sub. Thank you very much. C'è un modo per fixarla sta lag, eh? Galliwix sempre forte. Alla fine abbiamo comunque chiuso con Logar gigantesco. Cioè, abbiamo vinto senza fare Naga, ma i Naga erano comunque sgravi per dare i buff ai pezzi che avevamo in campo. Quindi, bel game. Bel game, dai.